Signori miei, ladies and gentlemen, sono in un setup molto diverso dal solito, perché sono in trasferta di questa signorina, di questa amorevole signorina che risponde al nome di Stella Costa, che mi ha fatto mangiare l'impossibile, e vedrete poi nel suo canale che cacchio mi è toccato fare per campare, e adesso mi vendico alla grande perché la butto dentro The Binding of Isaac, e la butto dentro la grid mode soprattutto. Su, scegli il tuo personaggio biblico, destra e sinistra. Allora, magari vedi anche i nomi. Allora, Magdalene mi ispira. Poi Caino, no. Judas, no. Questo non so neanche. Non è un personaggio biblico, è una storia un po' più lunga. Ivi. Ti avviso, Ivi è difficile. Lazarus, no. Apollyon, no. Random Isaac. Allora, sono in Magdalene. Ok. Scelta interessante per i principianti. Visto che... Allora, suggerirei di andare subito in fondo a destra, per chi non sapesse che cos'è la grid mode. Con questi, le analogici, usami. Ok. Adesso scendi in fondo a destra. Qui è ancora chiusa a chiave. Puoi anche muoverti, non preoccuparti. Puoi andare più veloce. Ah, ok, questo è perfetto per la grid mode. Raccoglilo. Ti devi solo andare addosso, non è... Ok. Raccogli le monete. Dicevamo, nel mentre che si arrabatta nel capire cosa deve fare, spiego brevemente per chi non sa che cos'è The Binding, la grid mode. Puoi anche uscire dalla stanza. Dicevo, ha sputato. È una lacrima, non è uno sputo. Ok. Sta piangendo, non vedi che piange? Ok, dicevo, molto semplicemente sono 10 ondate, ogni piano con 10 ondate di nemici. Ogni piano, aspetta, prima di sali su sul negozio in alto, ok. Vabbè, vai in fondo a sinistra che ci dovrebbe essere la chiave, ok, a 5. Ok, non c'è bisogno di... Ok, ci devi andare sopra e basta. Esci, apri l'altra porta sulla destra, dicevo. Cosa c'è, 10? No, non lì, lì ti fai pure male. Non c'era bisogno adesso. Esci dalla porta, le porte le trovi, sì, ok. Ok. E vai, oddio, sulla destra alla porta chiusa a chiave e la possiamo aprire, dicevo. È proprio una vendetta la tua. E te l'ho detto, 5 piani ognuno con 10 stand, con 10 ondate di mostri, fino ad arrivare all'ultimo dove c'è, fino ad arrivare all'ultimo dove ci sarà l'ultra grid. Ogni piano devi solo entrare, non devi fare altro. Ok. Oh, questa è simpatica, la BBS. No, il Big Fan, pensavo fosse la BBS. Ok. Non sai più dove sono le porte. Perché questa cosa mi sta seguendo? È adorabile, ma non ho capito. Perché è un aiuto per te. Ah. Dovrebbe bloccare i proiettili e fare danno a chi ti sta vicino. Dicevo, non entrare lì, te lo spiego io. Dicevo, okay. prima di partire, perché poi saranno cavoli amari. Dicevo, vabbè, sì! Fai un po' come vuoi! Dovresti sparare. Ecco qua. Ecco, dovresti sparargli con le lacrime. Adesso hai fermato l'ondata. Ok, fermo un attimo. Dicevamo, prima di cominciare, anche se ha già cominciato, a ogni ondata escono fuori delle monete. Quelle monete serviranno per comprare chiavi o vite, ma in questo caso, poi ti spiegherò più avanti, c'è una cosa di Magdalene che potrebbe aiutarti. Mi sa che ti ho detto tutto. Ok, adesso puoi anche ripartire. Premendo L2 in questo momento, non nel senso... Con l'oggetto che hai in questo momento dovrebbe recuperarti un cuore secco. Ricordatelo ogni volta, ecco. Ogni 4 ondate si carica quell'oggetto, quindi ricordati di usarlo, ok, e possiamo ripartire. Su. No, adesso l'hai già usata la chiave. La prendi dopo. Cosa la devo chiave. Fare? Ritornare indietro per schiacciare il pulsante. Quale pulsante? Quello al centro della stanza grande, questo qui. E non toccarlo fino alla fine, perché a costo di mezzo cuore ogni volta interromperà le ondate, ecco appunto. Si può sparare anche nelle altre direzioni, eh. Ok, non toccare più quel pulsante perché subirai danno. Mi sa che no. Dobbiamo lavorare, ragazzi, eh. Allora, si può sparare, te lo ripeto, in tutte le direzioni, su, a destra, in alto, a sinistra. E adesso rifai nella stanza in basso a destra. Perché fa questi versi? Perché sta subendo danni, porca miseria, poveraccia! No.
Mi sa che sarà una lunga giornata. Te l'ho detto, è una vendetta e come tale deve essere sadica. Su, in basso a destra senza toccare il pulsante. Ecco qua, così almeno ti riconcentri una volta. Si può sparare anche nelle altre direzioni, te lo ripeto, ecco. Anzi, se ti viene bene, fallo con l'analogico. Con l'analogico destro, così usi destro e sinistro. Oh, dai, forse ce la fa. Forse. Ok. Dai, vabbè. Dai, ricomincia con X e ripartiamo, su. Secondo me tolgono dopo un nanosecondo. Chi lo sa? Adesso evita di schiacciare quel maledettissimo pulsante e scendi in fondo a destra. Non riesco più. Il sinistro però. No! Credo poter farlo diventare un appuntamento fisso del canale, questa cosa. È incredibile. Cioè, voi ci credete che io volevo farle provare Cuphead? Come la finivamo? Adesso, per l'ultima, inevitabile volta, no. Scendi in basso a destra prima di premere il pulsante. Fallo tu che io non ne sono. Allora, questo per muoverti, questo per le lacrime. E puoi fare le due cose insieme, non sei John Wayne. Non ce la faccio. Devi tornare indietro, c'è una pietra che ti dà fastidio. Ok, e si scende in basso a destra così. Ok, prendi quel pacchetto di fiammiferi. Ok, e ti dà quattro bombozzi che ti possono tornare comodo. E si attivano con L1, che è questo tastino qui sulla sinistra. No, Mi servono adesso. però lo sai. E Ok. quando si usano, ovviamente, allontanati. Ok, e ci. Ecco, non ricamminarci sopra. Ma con chi me la sto prendendo? Con te stessa probabilmente, perché stai sparando a destra e a manca senza un bersaglio preciso. Non è necessario usare le bombe, puoi anche colpirli con le lacrime. Anche perché così non duri molto, secondo me. No. Riproviamoci. Con grande calma, in basso a destra, con il sinistro, con la leva sinistra, entra, prendi questo coso, prendi le due monete che schifo non ci fanno, senza girargli intorno che schifo, ripeto, schifo non ci fanno, torna indietro, realizza, no, torna indietro in questa stanza, realizza che si può sparare in tutte le direzioni anche mentre cammini, premi il pulsante e prega di riuscire a sopravvivere, ecco. Soprattutto puoi spararli anche da lontano. D'altro dettaglio non trascurabile. Io quel cuoricino lo prenderei, quel mezzo cuore che è rimasto lì in fondo anche. Non c'hai più soldi, c'hai solo una monetina. Su, scendi giù. No, lì non ti co. Vabbè. Cosa devo fare? Ripremere quel pulsante, cercare di andare avanti per 10 maledettissime ondate. E pregare di sopravvivere. E ricordandoti ancora una volta che si spara in tutte le direzioni. Te Era proprio cattiva questa vendetta. l'ho detto io. Dai, pian Cosa piano. sbaglio? Tipo che esistono quattro direzioni per sparare? Già quello è un passo avanti, secondo me. Scendi in basso a destra. Senza schiacciare il pulsante, lo ripeto ancora una volta. Se non li devi prendere a testate. Li puoi anche sparare. E soprattutto da lontano. Entro la fine della giornata riuscirò a sparare Non lo so, queste mosche. mi mancano 50 minuti per la registrazione. Se vuoi possiamo andare avanti per tutta l'ora. Comunque, in basso a destra, senza schiacciare il pulsante. Ok, bravissima. No, in basso a destra nella porta argentata, quella aperta. Ok, vai sul punto interrogativo, ciccia fuori. Ok, hai guadagnato un cuore in più. Adesso esci dalla stanza, clicca il pulsante, non ricamminarci sopra. A meno che non ne vedi che sono troppi nemici. E
e sparali anche nelle altre direzioni. Ok, così. E cioè, soprattutto puoi farlo anche da lontano, lo ripeto ancora una volta. Bisognerebbe anche muoversi per evitare lì, ecco. Dai, 52 secondi, è già un passo in avanti. Ok, di nuovo in basso a destra senza schiacciare il pulsante. Oh, di nuovo questo oggettino qui simpatico che ci permetterà di recuperare monete a scatafascio. Ok, esci dalla stanza, vai verso il negozio in alto senza schiacciare il pulsante ancora. No, quello non è il nego... Io no... vabbè, non ho tempo per... Ok. Dovevi andare a prendere una chiave, ma vediamo che cos'era. Non la puoi più prendere perché hai speso i soldi, aspetta. Ok, pensavo peggio. Adesso esci dal negozio. Così. E adesso... A questo punto, non potendo più prendere la chiave, apri il pulsante e cerca di sopravvivere senza rischiacciarlo. Ecco. Ti direi di fare le ondate a una alla volta, ma non hai tutta questa, tutti questi HP per farlo. Questi sono anche inoffensivi, approfittane. Cerca di capire che puoi sparare anche in altre direzioni e farlo mentre ti muovi. Ok, il primo... Uno l'ha mandato giù, due, dai. Grandissima. Proprio pro gamer, così ti voglio. Bravo, così, ancora. Dacci dentro, finalmente. Dimostrami che sai fare qualcosa. Tra l'altro quei cacchi di gelini mi fanno anche un po' schifo, vedi. Ma che cavolo! Ce l'ha fatta anche stavolta, anche vedi. È comparso qualcosa, non ho capito cosa fosse, ma chi se ne frega. Riproviamoci. In basso a destra, senza schiacciare il pulsante. Ok, piglia il pillolone. E si è diventata più piccola, un po' nervosa per via del caffè. Vediamo che pillola ti ha dato. L'hanno fatti, ok. Niente di pericoloso. Non hai monete, scendi giù. Premi il pulsante una volta, senza ritornarci sopra. E sparagli! Non così vicino. Dai, ce la puoi fare. Se ti chiudi al muro è fatta, eh. È peggio. Non è un gioco di guida. Perché? Okay. Ecco, adesso hai decisamente bisogno di salvarti le chiappe. Ma tanto, ma mi sa che... Attenzione, uno l'ha buttato giù. Ti ricordo, sinistra si può sparare anche in tutte le altre direzioni. Incastrata. Beh, nessun cane piscia su una macchina in movimento, ricordati questo, questa grande massima. E adesso di nuovo in fondo a destra senza schiacciare il pulsante. Ok, bravissimo. No, così piglia la collanina. Ok, e saliamo su. Schiaccia il pulsante, che tanto non hai raccolto monetine di nessun tipo. E per cortesia, muoviti e spara. Puoi fare le due cose insieme. Ce la puoi fare. Possibilmente in tutte le direzioni. Ho capito. Devo darti una mano. Niente a fare. È comincia a essere frustrante, effettivamente. E pensa che è frustrante per me che lo so fare. Figurati. E a questo punto mi sa che mi conviene darti una mano. Ed ecco che arrivo io, bambino. Ah, stavo per col... Vedi come si fa? Così. Ok, dove stai andando adesso? Esci fuori, ok. No, il pulsante non ancora... Vabbè, un'altra volta. Vorrà dire che mi toccherà far coprirti le spalle, perché siamo a questi livelli. Se poi eviti di andare sopra la gente, magari riusciamo anche a... No. Ce la puoi fare, dai, non è così difficile. Ma a questo punto sono costretto a darti una mano. In basso a destra senza schiacciare il pulsante. Qua dove sono io? Dai, ti faccio da guida. Un rossetto. Esatto. Ok, le monetine qua. Sono qui io. Ce la fai?
ci sono giornalisti di Kotaku più bravi di te, è il caso di dirlo. Ok, il pulsantino qua, dove sono io, dove mi trovo in questo istante. Sono rimasta mezz'ora con la bocca aperta. Ok, adesso non... ecco. Le puoi sparare anche da lontano, eh. Te lo ripeto. Ho capito, ci devo pensare io qua, eh. Ok, bravissimo. Quando vedi che la situazione è grave, tira fuori... sì, ma evita di andargli... incontro a testate. Stanno iniziando ad aumentare. E io non posso cliccare il... no. Dai, credo di averti fatto soffrire abbastanza. Non posso andare oltre. Perché se no alla fine inizia, finisce che soffro io, quindi lasciamo perdere. Vabbè, per quello pazienza. Ah beh, certo. Quando ce vo, ce vo. Eh beh, però questo non significa che non potrei riprovarci con altre cose, quindi tieniti pronta. Noi ci vediamo per il prossimo video, con o senza di lei vedremo. Quindi non dimenticate di mettermi, faccio commentare, condividete, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene, iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper. Stella Costa. E se non vi piace questa roba, non sono sicuro di volervi conoscere.